benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a imparare la canzone Circles di Post Malone. Allora, praticamente abbiamo soltanto un giro a cui andiamo a fare poi delle variazioni, o salti di ottava, quindi andiamo a prenderla più acuta oppure più bassa, o ogni tanto sentiremo, vado ad ottavare un pochettino di più l'accompagnamento del giro, mettendo un po' più di note, ma sempre sui soliti accordi. Infatti, questa canzone gira sempre sugli stessi quattro accordi, che tra l'altro per la chitarra sono anche particolari perché possono essere anche interpretabili in diversi modi, però invece il giro di basso è praticamente sempre uguale. L'hai sentito con il plettro nell'introduzione, però si può suonare benissimo con le dita. Con il plettro riesco a avere quell'attacco un po' più deciso che ascoltando poi il basso della canzone si va a sentire, ma io nel tutorial te lo farò con le dita, così andiamo a vederlo per la maggior parte delle persone, immagino che guarderanno il video. Allora, praticamente partiamo con un do, 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 re, do. All'inizio teniamo l'ottava bassa, quindi prendiamo questo do al tasto 3 della corda di la. Do, re, do e poi andremo sul si. Ti consiglio di fare attenzione all'uso della mano sinistra. Io nel primo caso, all'inizio, tengo la mano un po' più chiusa, quindi non quattro dita, quattro tasti come solitamente si fa. Questo per una questione di comodità, quindi è vero, scolasticamente è più giusto quattro dita, quattro tasti, sempre fermo, però vado a creare anche più tensione, quindi più fatica. Quindi quando suono cerco anche di distendere un pochettino e affaticare meno la mano, ogni tanto quindi chiudendola un pochettino e non prendendo sempre un dito o un tasto. Infatti tra il do e il re vado indice, mignolo, poi quando scendo a si naturale, allora lì sì che la apro la mano. Perché dopo il si avrò il re. E assolutamente a me non piace prenderlo con la corda a vuoto. Questo re qua, secondo me, è orribile, l'ho visto in alcune trascrizioni, secondo me non va bene proprio come suono, ma anche poi come diteggiatura. Quindi devo prendere questo re al tasto 5. Io ho appena suonato il tasto 2 e in questo punto sì che la mia mano si allarga. Per poi, dopo il re, restringersi quando vado a prendere di nuovo il do. Proviamo a farlo insieme, anzi, proviamo a ascoltarlo sul originale. Dopo aver fatto il primo giro, mi sposto sulla corda più acuta, la corda di re. E vado a fare il fa ed il sol. Andiamo a sentire cosa fa. Quindi sempre fa, attenzione al ritmo. Quindi due quarti e quattro ottavi. Dopo ci sarà una pausetta. Fa in levare, fa sol sol con. Ripartiamo con il giro. Questo è il riff di base. Poi posso farlo anche con altre diteggiature e posso andarlo a prendere ad altre ottave. Infatti, molto spesso nell'audio sentirai che il basso va su. Quando lo faccio andare su ho più scelte, chiaramente. Quello che l'hai sentito nella mia introduzione era preso qua. Perché lo trovo più comodo e anche con un suono un po' più grande. So che si può suonare ad esempio anche qua. Va anche benissimo
benissimo, io lo trovo un po' più piccolo come suono, perché la corda di sol è più sottile, e quindi vado a prenderlo qua. Qua riesco a sfruttare anche meglio i quattro dita, quattro tasti, perché la tastiera è più stretta. Per prendere il fa, poi, posso scegliere o se smanicare e tornare su a prenderlo qua, oppure, come ho fatto io, invece stare completamente qua. E ripartire, quindi suddividere. Quando lo faccio sull'acuto, stare in questa zona, e quando lo faccio sul grave, stare in quest'altra zona. Chiaramente conoscendo le note sulla tastiera, cosa che ti consiglio assolutamente di approfondire, potrai poi scegliere sia la tua diteggiatura che la porzione della tastiera in cui andarla a prendere. Per il resto il riff è praticamente tutto qui. Ogni tanto potrei, ad esempio, prendere anche il fa e sol basso, sento che ogni tanto nell'originale va a prenderlo anche qua sotto, così come ogni tanto invece questo riff lo va a fare con un po' più di ottavi. Senti che prima era molto più stoppato, invece qua lo lascia un pochettino più andare e mette degli ottavi in più, però mantenendo sempre la stessa diteggiatura e le stesse note. Bene, spero che questo video ti sia utile e noi ci vediamo prossimamente. Ciao, a presto!